E non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale Io sono ValucciaSims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra Legacy Share Siamo tornati dalla nostra Linette ragazzi che è qui Si sta dedicando un po' al videogioco, tesoro devi programmare anche un pochino eh Non è che ho voglia proprio romperti le pere Basta, quindi. Eh, devo avere i tamburi nel cervello per quello che è successo fra me e Harvey, eh, lo so, tesoro. Eh, non pensarla così, dai, non è poi una cosa così negativa. Allora, eh, se c'è una programmazione... Sì, ragazzi, perché nello scorso episodio, eh, insomma, c'è stato qualcosa tra la nostra Linetta dorata e il caro Harvey. Tant'è che la loro relazione, ragazzi, è amanti, l'amore è una cosa meravigliosa, eh, certo, è meravigliosa. Quindi sì, um, c'è del tenero, diciamo, però adesso, ragazzi, iniziano, <ride> no? A, i, I primi dubbi, diciamo, no? Perché ora la nostra, sì, sarà un po' fessacchiotta, sarà un po'... Ah. Sarà un po' in un mondo tutto suo, diciamo, però... Obiettivamente, sa che tra lei e Darve ci sono parecchie differenze, diciamo, no? Nel senso che conducono una vita, hanno proprio un tenore di vita completamente diverso. Tant'è che lei deve cercare di mantenere vivo questo orticello per poter sopravvivere, di sicuro lui non ne ha bisogno. Allora, tesoro, sbrigati perché non appena avrai terminato, eh, la vedo proprio dura. Dovrai venire qui e darti un po' da fare con questo orticello, ragazzi, perché. Ehm, Abbiamo 3267 simoleon. Devo dire che non ci va male, eh, non ci va male, però no? Meglio darci da fare. Uh, anche l'abilità 4 in programmazione. Può anche creare voti scolastici, solo adolescenti. Beh, un domani i tuoi figli te ne saranno grati, tesoro. Ti va un appuntamento a cena qui il veliero? No. Beh, 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 ragazzi. È proprio quello che avevo in mente, ma Harvey proprio ragazzi non la lascia in pace un secondo, perché sì, diciamo che la nostra, io ho immaginato, magari abbiamo mandato un messaggio eh, ad Arvey perché l'ultima volta lei avrebbe voluto no, esplorare soltanto la loro relazione da un punto di vista fisico, diciamo, mentre Harvey è stato chiaro, Harvey ha detto guarda io eh, fondamentalmente... Quello che ha cercato di farle capire, io ne ho avute parecchie di storie così. Adesso se devo impegnarmi cerco qualcosa di serio. Quindi eh, sei pronta? Vuoi anche tu provare? E lei ha detto: Beh, guarda, cerchiamo però di andare per gradi. Perché obiettivamente, come dicevo poco fa, ragazzi, lei è cosciente del fatto che comunque tra loro ci sono molte diversità. E quindi, no? Ehm, andare per gradi significa appunto magari iniziare a conoscersi meglio, qualche appuntamento, no? E quindi il nostro l'ha presa proprio la lettera e la sta portando in un ristorante che è spettacolare, io ve l'avevo già mostrato, che è una creazione, ragazzi, della mia carissima amica Daniela, quindi mi raccomando, andate in galleria e scaricatelo. E, e niente, ci vediamo al veliero. E così ragazzi, la nostra indossa proprio la prima cosetta trovata nell'armadio. Guardate, mi piace tantissimo come le sta questo completo, diciamo, no? E... Ma stai veramente bene, Harvey, questa sera. Beh, anche tu, direi che sei splendida a dir poco. Questi due mi fanno calare i poteri cosmici, cioè, eh? Lo so, tesoro, che devi fare la morte. E quindi um, ti ringrazio tanto per questo invito, ma, lui, ma non dirlo neanche per scherzo, insomma mi fa piacere. Poi hai scelto un posto veramente meraviglioso e oggi non piove nemmeno. Tesoro, basta con queste promozioni, l'abbiamo capito che è buona promozione, ma la strada è ancora lontana. Beh sì, ho letto i migliori, le migliori recensioni al riguardo, non è certo una bidonata questo posto. Beh, certo che no, non è un posto dove uno va trova un cassettone usato insomma sì vabbè abbiamo capito mm, è molto pulito tante belle cose ragazzi ecco queste interazioni buffe e lei ecco diciamo che con una battuta magari c'è cioè la folla qua ragazzi è una cosa impressionante con una battuta magari andrà un pochino come dire a, a spezzare un po' il disagio che lei in questo momento avverte perché ripeto comunque è cosciente, no? Che... Cioè, hanno un tenore di vita diverso. Certo, eh? Mamma mia, non potrei dimenticarmi di un posto del genere, neanche se cadessi su una buccia di banane e perdessi la memoria. Talmente è costoso e bello, e lui, beh, dai, cambiamo musica, parliamo di altro. Anche perché qui la musica è spettacolare, ok, va bene. Quindi, vediamo di trovare un posticino. Ehm... Um... Carino, magari, ragazzi, no? Nel quale poterci accomodare. o uh, qui davanti alla pista da ballo, magari. Oppure, oppure qua giù, un po' isolati, ragazzi. Che dite? Oppure qui, Harvey, sicuramente qui ha prenotato. Eh, beh, sì, ragazzi. Quindi, dai, chiedi un tag. No, che peccato. Va bene, dai, proviamo a chiedere questo. Allora, mi piaceva comunque molto anche questo qui. Quindi li aspetteremo qua giù, ragazzi. Proprio non nella sala dove magari c'è tanto baccano. Poi si inizia a ballare. Invece, no. Ma facciamoci un attimino mh, i cavoletti un po' degli altri. Perché qui abbiamo un Dominic a cena con una tizia che non è sua moglie. Io non voglio indagare, caro mio. Ho oh, i due romanticoni. Guardate, ragazzi, sono inquietanti ma sempre comunque romantici, sti due. La, la nostra amica, ma ci segue ovunque, Judith. Ma dappertutto ti troviamo noi, BJ, che sta litigando con questa tizia. Paparazzo, bene, stiamo. Stiamo messi bene lei. <ride> questa sposata si vede. Vabbè, tesoro, ma che ne sai? Forza, vai al tuo tavolo e non romper le pere, per favore, e ragazzi, ovviamente lui si è cambiato. Questo è il look di Harvey. Prego signorina se vuole accomodarsi. Sì, grazie. E quindi lei no? Che ora. Eh, che era lì, ragazzi, che lo guarda meglio. Dice allora. Hai sempre un bellissimo sorriso. Poi con questi occhiali da vista, insomma, ve ne hai messo più in risalto. E lui, beh, spero ti piaccia questo posto per una cenetta, sai? Non volevo portarti a mangiare del cibo spazzatura. E eccolo lì. Ma certo, sono sicura che qui... L'altra volta non abbiamo assaggiato niente, ma... Ci sarà del cibo delizioso. E poi hai scelto una giornata bellissima. Sei così caro lui, beh. Dici davvero? E lei, ma certo... A proposito di cassettoni, sai, stavo pensando, non, la vita non è poi un videogioco, no? Potremmo, come dire, più avanti pensare di condividere un cassettone insieme? E lei, beh, ora non iniziamo subito con questi discorsi. Possiamo, ecco, magari parlare di chi un domani potrebbe buttare l'immondizia, vedi? Non amo molto gettare la spazzatura. E poi sai, lavoro molto al computer, quindi dovresti occuparti anche tu? Delle faccende? Non te la caveresti portandomi un mazzo di rose. E lui fa, figurati. Eh, Lei, lui ovviamente ragazzi non sa minimamente occuparsi delle faccende, perché è ovvio, no? Quando mai in tutta la sua vita? Quindi vorresti trasferirti da me? È questo che stai dicendo? Non hai paura dei giorni di pioggia? Che potrebbero esserci tra noi, sai? Come in ogni coppia. Poi io, insomma, cucino anche tre mezz'ora di formaggio grigliato, guarda, non mi importa di cosa cucini. Basta che un giorno. Sì. Fermi! Fermi! Chiedi a Arve di diventare il fidanzato, ma veramente? Ma sei sicura? Ma non eri tu quella che voleva andarci con calma? No, ragazzi, questa cosa mi sconvolge, Linette! Ma veramente. E allora, lui insomma le sta dicendo: Guarda, non, non mi interessa, insomma, basta che vivo con te un giorno. Mi piacerebbe sì, no. anche che tu mi accompagnasse a qualche partita di baseball, sai, quello è un mio grandissimo hobby. Però ti avviso, non porterai i tuoi soldi, capito? Mi sembrerebbe, non lo so, una bidonata, sta dicendo lei. lui per quale motivo la pensi così? Perché vedi, io voglio cavarmela con, eh, da sola, con il, i miei soldi, capisci? Beh, questo è ammirevole, ma. Io ne ho perché dovremmo rinunciare. Lei, perché guarda, se le leggi, ti ho inviato le regole della challenge. Se leggi, vedrai il perché. Beh, effettivamente, eh, non ha molta scelta, ragazzi. Beh, sì, non, magari non avremo molte giornate di sole. Con pochi Simoli, però, basterà l'amore, non credi? Non facciamo discorsi da lama adesso, ordiniamo qualcosa. Che ne dici? Mandagli un bacio. Io non voglio perdere tempo a prendere mosche, insomma. Tu mi piaci, Linette. Penso che si sia capito, no? E non è certo con una. Aiuta a recuperare una cattiva relazione, ma con chi? Con Vladi è una cattiva relazione tu? Ma che cacchio fai? Vabbè, non ho parole. Vedi, la vita non è un videogioco. sì, ho capito. Non vuoi soltanto una storia di fichi fichi. Ora che mi fai riflettere, la penso come te. Ma davvero sta dicendo lui? che un No tesoro, sei già un appuntamento. E quindi dai, ordina sì, per il tavolo, beh. Non vorrei scoppiasse una guerra e chiedi a qualcuno di fare coppia fissa. Sono comunque una persona molto pulita e terrei la casa in ordine. Certo dovrei fare un po' di pratica, eh, perché non ho neanche mai buttato l'immondizia a casa mia, però dettagli, eh, certo, giustamente. Io sono un ragazzo serio, Linette, e con te, insomma, voglio dimostrarti che... Che voglio qualcosa di serio, capisci? Un rapporto maturo. lei non mi sta raccontando una lamata, vero? Eh, sai che dovresti rinunciare anche alla tua auto? Non ce l'ha, tesoro, quindi non sarebbe una grande rinuncia. Davvero vorresti questo, Harvey? Sì, insomma, vorrei un impegno maggiore. Allora, noi ordineremo questo, sei d'accordo quindi? Sì, sì, confermiamo questo. Guardateli, ragazzi, quanto sono carini, però! La nostra fa la difficile, ma poi non riesce proprio... Guardate come lo fissa, guardate lui come si atteggia! E guardate lei! Tesoro, fortuna che volevi andarci no, con calma. Che è qua? Complimentati per l'aspetto. Beh, ha ragione, stai veramente benissimo, caro. Vedi, io sono... mi sono stufato di queste relazioni da, da immondizia, capisci? Oh, tu sì che sei veramente conquistare il cuore di una donna. Guarda, pur di stare con te anche se dovessi mangiare tre mezzine nei formaggio grigliato tutta la vita, non mi interesserebbe. Oh, ma quanto sei dolce, caro. E quindi lei è rimasta colpita, ragazzi, eh, perché lui senti, guarda, fammi un sorriso, ok? Sta per farti una richiesta, una bidonata? Eh? Ti prego che non sia una bidonata. No, non è questo. In realtà volevo chiederti se Vedi, non voglio essere, non voglio che questa relazione ci sia come un pipistrello che ci prosciughi tutte le energie vitali. Capisci? Voglio un'esplosione d'amore per noi due. E io sono stato un orso fino adesso nei tuoi confronti, me ne rendo conto, ma io vorrei una relazione, quantomeno, poter dire che stiamo insieme. Sarebbe così dolce, non, non pensi? Ti prometto che ti regalerò moltissime giornate di sole e anche... Nei momenti più gelidi della nostra vita, ti starò accanto, capisci? E lei beh, non, stiamo, non ne stiamo discutendo davanti a una tazza di caffè. E non sei sicuramente un discorotto. Diciamo che questa musica mi piace. Quindi, magari potrei anche pensarci, no? Certo, mi lasci come una statua perché non credevo proprio. Mi avevi scambiata per una cameriera, ma all'inetto, sai, uno può sempre sbagliare, ma ora voglio scrivere un capitolo nuovo della mia vita e sento che con te potrei fare qualunque cosa. Anche davvero tra me mangiare solo tre mezzine al formaggio grigliato non è una scusa solo per condividere il letto, vero? Ma no, assolutamente no. Sono sincero. Inoltre ho letto le regole della challenge. ti dico che sono anche disposta a pulire, credimi che lo farò. Ok, caro. Se sei disposto dopo aver letto le regole della challenge, tesoro. Puoi anche crederci, eh? Oh, si mangia finalmente. È luna di notte. Tutto va bene, eccolo qua, che c'è che non va, caro? Lei. Ma che cos'è sta roba? Ma cosa hai ordinato? Beh, sai, ho viaggiato molto. Di solito era buona sta roba. Eh, vabbè, ok, dai. È scadente. No, normale. Normale. Scadente, ma povero. Dai, ma lei si lamenta ov ovviamente. Ristorante. Che di difendere? Insulta lo chef. <ride> non lo so chi è. Però, dai, questa. E lei dice, scusi, ma l'ha visto il piatto? È veramente orribile Scusi, ma l'ha visto il piatto del mio fidanzato? Eh? Riferisca allo chef che è un insulto? Ecco, ci scusiamo per il disagio E lui... Hai detto fidanzato? O sbaglio? Fai una battuta di abbordaggio Lei... Man. Beh, questa è veramente un'emozione Sarà il drink Dazzi da fare il... Cucina cibo migliore, ecco, brava Ehm... Um. Dai, non trovare queste scuse. Lui però se l'ha mangiato subito, eh. E poi vai qui insieme. Siete qui da soli? Anzi, vai qui insieme. E a questo punto la nostra, visto che eh, gliel'ha detto, no? Insomma, lui vorrei da te Quantomeno dire che stiamo insieme, poi magari non andremo a convivere subito e lei ci ha pensato, sai, durante questa cena. E direi che sì. Mi sento pronta, Harvey, anche se lo ammetto, siamo così diversi. Veramente la tua richiesta mi ha lasciata come dire, come una statua. Eh beh, l'abbiamo detto, tesoro. Ti prometto che non sarò mai freddo con te. Oh, vivremo una storia da casa delle bambole, proprio. Certo, tesoro, se lo dici tu. Ed eccoli qua, ragazzi, ma non sono splendidi. Quindi, quantomeno un passo avanti è stato fatto. Cioè, stare insieme. Quindi ora lei chiederà ad Arby di diventare il fidanzato. Ma chi vuoi mandarlo il messaggino, tesoro? A chi? Eh, l'abbiamo capito, sì. Quindi davvero si è disposta a vivere una vita da casa delle bambole con me? E lui, ma certo, guardate lei, neanche... Fa fatica a crederlo, ragazzi, fa fatica! Perché non se l'aspettava davvero che tra lei e Darvey potesse finire così. Dopotutto sono così diversi, no? Però dai, è felice, sei felice, sì! Sono veramente felice, Harvey, proviamo! Beh, io spero che, in, insomma potrò trasferirmi presto da tema. Sarai tu a decidere quando, va bene? Non voglio metterti pressione. E lei, beh, sei così caro. Sei così dolce. Dai, sediamoci ancora un po', eh? Certo, sono le tre. Mi comporterò sempre in modo pulito e onesto con te, Linette. Inoltre, sebbene non ami molto la passione per i videogiochi, non toccarmi i videogiochi, Yarbi, altrimenti finisce male, eh? Hai capito? Va bene, ok, abbiamo capito. Invitalo a restare per la notte. Se ce la facciamo, eh, vai qui insieme. Ce la faremo, ragazzi, a invitarlo per la notte? Anzi, dai, prima un bacio appassionato, dai. Tie ole. Mamma mia, ragazzi. Che bacio, che bacio. Esprimi affetto. Uh. Eh, questo locale, ragazzi. Poi Aspetta. ha la giusta Aspetta. atmosfera. Come dire? No beh, non esageriamo adesso. Si, sì, allettante. Fagli un'altra posa sexy. Perché. Uh. E la nostra vorrebbe Is... provare a chiedergli. Devo andare in bagno, sto poveraccio. L'invito a restare per la notte. Allora, ora che siamo due cuori in una capanna, cioè, per ora sono due cuori, visto che non vivi con me, però... Vogliamo passare la notte insieme a lui? Beh, è una bellissima idea, ma prima il bagno chiama. Bene, ragazzi, ok. Ma alla fine Arby ver andrà veramente a casa con la nostra Linette? Oppure avrà bisogno, diciamo, fra virgolette, di altro tempo? Cioè, magari si sono appena fidanzati, no? Vai, paga il conto, anzi, fa puoi pagarlo di qua il conto che ha più senso, tesoro mio, scusami, eh, sono una rompiscatole, me ne rendo conto, però ha veramente più logica, quindi che questo bello, Harvey, sì. ragazzi, andrà a casa con Linette, sì o no? Eh, vedremo, e quindi, ragazzi, sì, Harvey ha accettato di tornare a casa con Lynette. Ovviamente, ragazzi, Fra virgolette, come una, so una sorta di sotterfugio, perché ho creato gli Arvet, questo club, visto che ora sono una coppia, mi sembrava una cosa molto carina. E lei sta cercando in tutti i modi di... Dai, allora... Che dici lui, beh, ma sei sicura di, insomma, voler fare questo passo, a parte i bug mistici? E lei, Oh dai, Arve, ora stiamo insieme. No? Ci siamo impegnati entrambi, insomma. Direi che possiamo anche fare questo passo, no? Non vuoi discuterne? Davanti a una tazza di caffè e cala lì. Pure l'intossicazione alimentare, tesoro. Ma dai, fermi tutti. Non mi rovinate il momento, per favore. eh? Dov'è? Uh, Segnala l'intossicazione alimentare. Eh, come minimo, porca pera. Lynette, se tu sei sicura, io. Ma certo che lo sono, Harvey Ora stiamo insieme, siamo una coppia. Abbiamo deciso di impegnarci seriamente in questo rapporto, quindi deve esserci tutto, no? Ecco, 256 si muoiono. Eh, porca pera. E quindi, ragazzi, i nostri... Sì, stanno per fare il grande passo. Eh, lo so, tesoro. È brutta come situazione, vero? Hai ragione, ma... Che dobbiamo fare? Certo, non è proprio il look. Però Linette è così, ragazzi. Oh, lasciamole alla loro intimità. Anche perché tra poco Linette dovrà correre in bagno. Notare che ovviamente per andare all'appuntamento non ha eh, sistemato un ciuffo. E quindi sì, i nostri stanno insieme, ragazzi. Mi auguro non sarà un'esperienza terribile visto questo. Oh, no. Speriamo lui si addormenti, ragazzi, perché... Sarebbe terribile tesoro questa esperienza qui. Fidanzati ufficialmente con Harvey, ma davvero tesoro? Ma tu volevi andarci piano, asciuga sto schifo? Ragazzi miei, è una cosa indecente proprio. Lynette l'indegna, Lynette. Io non ho parole, bella mia. Ti vedo messa ma non male di più. Fortuna che hai avuto, no? Questo... No, Arvey, ti prego, non alzarti. Lui, che è sta puzza? Ma non lo so, sarà la fognatura. Io vado un attimo a controllare il bagno, eh? Certo, cara, come no? È proprio quella uh, la scusa. Sai, per guardare i tubi, mi sono sporcata così? E lui... Potevi chiamarmi, no? Vuoi che venga a controllare il lavello? Ma no, non preoccuparti, ci penso io, va bene. Queste scuse patetiche e anche molto tristi, ragazzi, eh? Molto molto tristi. Allora dunque... E lui, ma guarda, mi sembra che vada tutto bene qui. Ora controllo io, non ti preoccupare, si sì, va bene. Non so cosa possa essere accaduto. Le messi cose che capitano, va bene, ok. Te ne sei andato, caro, perché magari anche tu avrai il tuo lavoro, no? Da Ah, no, vai a dormire? No, è il computer, ragazzi, perché ovviamente il computer. Prima di ogni cosa... Ed è interessante ragazzi... Fidanzati ufficialmente con Harvey... Ma sta cosa mi lascia proprio... No? Così... L'emozione è tanta tesoro... A tal punto va bene ok... Vai un po' a riposarti... L'abbiamo capito... Ma ora dai... Direi che è il caso proprio di andarsene a dormire tesoro... Fortuna che hai avuto un primo fichi fichi... Piacevole almeno... Sale di livello in carisma, no, adesso non ce ne frega un pelo. E quindi, guarda, io mi metto a dormire un po' perché sai, evidentemente, devo andare anche al lavoro fra due ore. Quell'intossicazione alimentare mi ha messo proprio KO. Eh Sì, l'abbiamo notato. E quindi, ragazzi, diciamo che si iniziano cioè, a vedere, no? Ora devo proprio andare, ok, ciao, è stato bello. E lei inizia a lavorare fra un'ora, ragazzi. Ho pensato che forse... Fe, 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 che è? Tetsu Ishikawa. Ho pensato che forse gli opposti si attraggono, forse è una pazzia, ma perché non facciamo colazione qui il veliero? Ma, ma, ma cosa stai dicendo? Ma io non lo so, ma, ma chi te conosce, hai detto proprio fra noi? E la nostra vedete già inizia a pensare ai figli. Magari sarà lui il padre dei miei figli, tesoro. Ma non, fortuna che non dovevi correre, cioè. Non è che stai correndo di più proprio al galoppo. Sei molto imbarazzata, ma non ti ha visto nessuno, però, tesoro, eh! Dai, vedi il lato positivo della cosa. Lavora sodo, non ti ha visto nessuno. Se è andata conciata in pigiama, non lo so. E quindi dovremmo anche, come dire, no? 128, va bene. Magari vendere tutto, così aumentiamo un po' le nostre finanze. Dai, hai un po' di energia per farlo. Ragazzi, sono veramente sbalordita, perché... Insomma, Linette aveva deciso di partire con tutta calma, con Harvey, di non correre, ehm... Invece, a quanto pare, no? Sì, dai, te lo, conceditelo, dai. Un caffè. Perché hai molte okay. cose da fare. Uh. Oh, e a parte la stanchezza, ragazzi, comunque... È felice. Ciò che non ti so intossica so ti fortifica, uh. ok, va bene. Anche se... No? La nostra è sempre pessimista, quindi... C'è sempre una parte di lei dubbiosa. Che non sa se ha fatto la scelta giusta. E che sicuramente, ragazzi, sebbene desideri, no? Mm -mm -mm, parlino chiaro. La porterà sempre un po', diciamo, a. Spero per lei anche a riflettere, no? Con Harvey, comunque. Vai, cos vai così tesoro, non preoccuparti, ci penso io. Con Arve diciamo che l'interesse dal punto di vista fichificoso c'è stato fin da subito, speriamo di non rompere il lavello ok? Quindi chissà ragazzi, chissà, vieni qui a vendere tutto. Appena... Dai, su, regalami una gioia tesoro. Vendi tutto in generale, poi fai tu. E quindi sì, dal che doveva esserci soltanto no, una conoscenza, però ovviamente ragazzi, cioè, mh, io lo dico sempre: per qualunque mia challenge o serie, io immagino sempre che il gioco vada avanti, cioè non, non possiamo basarci ehm, sui tempi di The Sims, perché comunque se consideriamo che una gravidanza dura tre giorni, mh, no, saremmo un po' incasinati. Quindi. Io immagino comunque che loro, da quando c'è stato quel. da quando hanno stabilito, comunque, ecco di vabbè, andiamoci piano, facciamo le cose con calma, magari siano usciti comunque altre volte, no? Sempre. mai per un appuntamento proprio serio, più che altro per conoscersi, per stare insieme così. Quindi magari, no, con, con Mico in mezzo alle pere o comunque qualche festival, cose del genere, nulla di romantico. Mentre questa è stata proprio la prima uscita romantica quindi comunque i passi avanti ci sono e poi ripeto i desideri parlano chiaro perché direi che è evidente che la nostra linette prova qualcosa per Harvey quindi abbiamo 5000 simoleon ragazzi eh. Zitti, zitta la nostra linette vai vendi tutto tesoro se la cava l'astra grande devo dire quindi direi che a questo punto, con la nostra Linette che si dedica no, al giardinaggio, noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Se vi è piaciuto, ragazzi, vi invito a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi. Però, tesoro, tutte le luci automatiche, madonna, quanto è accesa qua la questione. Tutti i vari modi, dicevo, per contattarmi. Programmazione del canale, playli playlist, link ai canali dei miei amici youtuber, ma non solo il link ai loro canali, anche il link al forum di The Sim Saga. Al quale, ragazzi, vi invito veramente dal profondo del cuore ad iscrivervi. Ragazzi, iscrivetevi. Ve lo consiglio, ve lo straconsiglio, iscrivetevi al forum di The Sim Saga. Ringrazio come sempre la mia. Carissima amica Tati Sims, o meglio la mia amica Tati, poi per gli altri Tati Sims, ehm, che ha creato questa casetta straordinaria. Potete trovare anche il suo canale qui su YouTube, ragazzi, la trovate ovviamente anche su Facebook. Non solo per questa casa meravigliosa, ma anche per queste creazioni che sono veramente adorabili, ve lo ricordo sempre. Quindi andate scaricate, ragazzi, andate scaricate. Trovate sempre anche in descrizione eh, il link al sito da cui potete scaricare tutte le sue creazioncine molto, molto carine, ragazzi, veramente meravigliose. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questa, no, situazione tra Linette e Darvey, del fatto comunque che la nostra abbia deciso, sebbene, no... Se è iniziata tra loro questa relazione, io non capisco perché c'è tutta questa luce qua, ragazzi. Veramente chi era? Fermi. Eh, beh, ne parlerete, cara. Non ti preoccupare. Comunque abbia deciso di mantenere, no? Um, ancora fra virgolette, le distanze. Forse è qui, ragazzi, che io non ho. Scusate, eh. No, però è proprio mi illumino di immenso proprio. E, e quindi sì, fatemi sapere perché la nostra da una parte sembra voler andarci proprio con i piedi di piombo, dall'altra invece, poi ha ste botte di vita in cui corre anche troppo. Secondo me. Però ecco, fatemi sapere: ha senso il comportamento di Linette, ragazzi? O dovrebbero già andare a convivere? Magari, oppure magari, secondo voi, fa bene a prendersi ancora un po' di tempo? Chissà, fatemi sapere, sono curiosa. Detto questo. Ragazzi, io vi auguro un fantastico fine settimana, una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando, come sempre, al prossimo, ormai lo sapete più che bene, sono Soul Simmers. E non